Buonasera a tutti, sono Luigi Onaracco, se preferite, e benvenuti a questo video inaspettato. In quanto è stato annunciato ed è già uscito nel JAP, Majin Vegeta AGL LR, quindi video dedicato solo a lui. Tratteremo la sua versione LR, ne discuteremo un attimino e vedremo com'è. Quindi iniziamo con l'analisi, iniziamo con la solita analisi. Abbiamo 16.050 KP per 15.870, attacco e 9.763 difesa, costo di 77, ti mette 212-200% per il nuovo God Leader completo AGL, o dovremmo dire il Legendary God Leader AGL. Diamogli un nome, ormai abbiamo capito che usciranno per ogni tipo uno al mese. Legendary God Leader AGL, passiva, molto semplice. 150% attacco quando lancia la special. Link, sì, vabbè, sarebbe più 3 ki e 90% stats agli AGL. Link skill, Super Saiyan, Combat Technics, Saiyan Warrior Race, Saiyan Pride, Saiyan Lineage, Overina Flash, Rebirth e l'ala Link degli LR che lancia la special, quando lancia la special più 5.000 d'attacco. La special parte da S1 350% per 111.000 fino a SA10 440% per 139.000 e SA20 540% per 171.000. La special a 12 ki può stannare, la special a 18 ki può stannare e fa danno a tutti i nemici. Allora, qua c'è abbastanza da parlarne di questo PG, potrebbe uscire lungo, potrebbe uscire corto il video. Com'è questo PG? Dobbiamo prima di tutto paragonarlo al meta attuale e poi a Gohan LR. Nel meta attuale, questo PG dove trova spazio? Ma di sicuro può trovare spazio come leader in un team AGL anche abbastanza pompato, avente Vegeta, Super 17, Rosé, C17 volendo, oppure Gohan Super Saiyan 2 a vostra scelta, Vegeta AGL e lui. Quindi un team su di lui c'è già. Funzionerebbe, non sarebbe affatto male come team. Di sicuro non lo butti giù perché giochi tre tank della Madonna e per il resto ti vai a giocare due bei un bel DPS, ovvero Rosé, e un Buster a vostra scelta. Non cambia molto tra C17 e l'altro. Questo team girerebbe ni. Il team girerebbe ni. Perché ni? Perché un team con doppio di questo Vegeta ha comunque problemi di naturazione. Questo Vegeta non linka con nulla, non linka assolutamente con nulla, quindi ha bisogno comunque di un supporto non da poco. Ha bisogno di un bel supporto per riuscire a farcela. Per fare una turnazione con lui principale, la turnazione dovrebbe essere Mageta Rosé. Parte con 9 ki e si riesce a fare. La special a 12 ki fa più danni di quella a 18, quindi non dovendo fare un team torneo su di lui è molto più facile ipotizzare di utilizzarlo. Non lanciate quasi mai la 18 ki, andate sempre di 12 con un Rosé e basta, avanza. Il problema è che tutti gli altri PG poi finiscono in turnazioni del cavolo, se ci pensate. Una turnazione Vegeta-Vegeta è quasi obbligatoria. Il secondo Majin Vegeta io lo reputo altamente inutile. Cioè, a differenza di Gohan LR, in cui il secondo Gohan riusciva a fare molto, io un Vegeta lo reputo quasi inutile. Perché? Perché non fa danni così esagerati. In un team doppio Super C17, linkando con gli androidi LR lanciando la special, la 12 ki arriverebbe a 1.700.000 d'attacco base, per più o meno 2 milioni di danno. E come un Goku Super Saiyan 4 senza tutti i vari boost della situazione. Non è poco, non è assolutamente poco, però non è neanche questo grandissimo numero che fa gridare al miracolo. Guan LR fa molto 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 di più e può essere utilizzato in un team con doppio di lui. In un team doppio Magete invece il danno temo calerebbe abbastanza, in quanto abbiamo un 2.8 di moltiplicatore. Non abbiamo praticamente quasi nessun link che si attiva che non sia Super Saiyan, in quanto non abbiamo altre LR. Non si giocherebbero altre LR perché avrebbero un effetto troppo poco incisivo per tutto il team. Arriveremmo quindi ad avere
danno base pari a. Nel caso si porta SA20, anche su questo c'è da parlarne, perché ragazzi, SA20 non lo prendete subito, SA20 sono 19 volt kai, non è farmabile. Questo è un LR non farmabile e purtroppo è pesa, se non siete gente che shoppa e tutto quanto. Arriva 1.300.000, che schifo non fa. Schifo non fa, ma si becca i danni, comunque avrete meno HP che un altro team. Ripeto, non linka nulla. Nel suo turno non potete avere tank assolutamente, perché mancano i tank nella sua turnazione se non il terzo a rotazione. Sara sale. Ciao. Dicevo, non avete nulla. Potete pensare al suo stun, è bassa la percentuale, come quella di Majin Vegeta Tech, bassa. Io lo vedo come PG che non è a livello di Gon LR. È un PG buonissimo, non dico assolutamente il contrario, top tier tra gli AGL, muove parecchio il team Extreme AGL, che ora ha comunque guadagnato un bel DPS della Madonna. Però è sempre un PG con uno 0,06, anzi 0,5 attualmente di rate, che si trova in delle batch particolari, rate bassissimi, rate bruttissimi, che richiede una marea di tempo starci dietro. Gon è molto più facile da maxare e non ha la stessa incisività. Cosa positiva, è una bestia assassina in un team torneo, che ora si può creare abbastanza divertente, in quanto anche S1 per me ci sotto apprezza poco qualsiasi cosa esista, e può essere e può essere creato tramite alcune piccole congetture, utilizzando un team formato da Rosé, Rosé amico, lui, Broly STR, Metal Cooler, King Piccolo, Tarless, e ti fai un team in cui miri molto, lancia la sua 18 kg con oggetti cambia colore, riuscire ad arrivare al totale, non fa affatto schifo. Vale la pena pullarci, come per Gon LR, ragazzi, ha un rate talmente infimo. Il mio consiglio, come hanno detto anche sul gruppo, a questo punto aspettate che ci siano tutti e 5 LR da batch, e da quel momento in poi potete iniziare a pullarci, perché con 5 più o meno siete ad avere lo 0,2% d'uscita totale. Quindi inizia a essere una cosa accettabile, ma finché avete da una parte lo 0,05 e dall'altra lo 0,09, perché è vero, scusate, è un 0,09 per ora Vegeta, ma aspettate la videoanalisi riguardante i nuovi Rebirth Dragon Rising per avere le vere percentuali, perché sono appena uscite. Per questo anche divido il video. In un team Extreme fuori dal torneo non vedo la sua utilità. Nonostante faccia tanti danni, ragazzi, non linkerebbe con nessuno, difficilmente andrebbe in 18 key per quando può servire. È buono, però lo vedo come un PG a sé stante, creato per alcune tattiche che si basano su determinate cose. In un team full Extreme, al posto di chi lo mettete, cioè Power Freezer e Cooler fanno meno danni, parecchi meno danni, però sono abbastanza funzionanti. Per farvi capire, in un team full Extreme abbiamo, nel caso linki con Rosé, che è l'unico che gli dà un vantaggio vero e proprio, arriverebbe a 942.000 d'attacco, che comunque è lo stesso valore circa a cui può arrivare un full Power Freezer o un Cooler pompato. Quindi non è un PG come può essere Gon LR, che comunque supera i danni di qualsiasi PG in qualsiasi team. Bellissima l'artwork, quello è innegabile, però il PG poteva essere quel qualcosa in più, quel qualcosa in più, o magari poteva mettere una specie di SA farmabile. Tutto sommato è un PG che in futuro, se esce, ha un suo spazio, lo vedo nei futuri meta, lo vedo bene. E tutto quanto, quindi non ci si lamenta e può essere utilizzato più che bene. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito. Oggi farò comunque uscire qualche altro video. Non penso che però usciranno, vedo se farò uscire dei Battle Builder, perché comunque usciranno una marea di video oggi.
detta come va detta. Quindi vediamo. Vi ringrazio per aver seguito, vi ricordo il link in descrizione per seguirmi su Instagram, per i vari gruppi Facebook e il link delle donazioni. Ci stanno iniziando a essere dei casini con YouTube, ma non solo per me, per tutti gli YouTuber, che praticamente vi dico che non ci sono più entrate da YouTube. Quindi in questo momento davvero, se volete supportare il canale, scrivetelo. Continuo a dire solo maggiorenni perché non voglio elemosinare, però sappiate che le entrate di YouTube sono morte per tutti, non per me, per che ne so, per Riccardo e per Manganelli, che siano canali piccoli. Qua parliamo roba che anche canali molto grossi, non faccio il nome, però che anche canali molto grossi, diciamo che riceveranno un taglio netto a quanto prendono, ma non per problemi in realtà proprio di YouTube, ma per gente che vuol fare lo sgambetto a YouTube. Quindi in questi momenti come altri, soprattutto, ci vuole il supporto anche della community, per ogni YouTuber che vogliono essere supportati naturalmente. Comunque se ne parlerà in una live o in un video bene di questo argomento. Quindi veniamo in seguito, noi ci si vede al prossimo video, che dovrebbe essere la preparazione a Rosè. Tutto questo, alla prossima!